Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Certo, oggi è un momento particolare, perché credo che in questa città una tale concentrazione di rappresentanti a livello nazionale non era mai accaduto, che in una giornata fossero tutti presenti e che potessero confrontarsi con chi volesse farsi avere la consapevolezza di quello che è l'attività che noi facciamo nel Parlamento, sia nazionale sia regionale. Noi oggi cercheremo anche di interagire il più possibile, perché come voi sapete il movimento è totalmente aperto a chiunque e credo che più che fare discorsi di carattere puramente descrittivo di quello che noi facciamo in Parlamento, ci saranno sicuramente, ma credo che sia molto importante che anche voi cominciate a interagire con noi facendo delle domande per capire meglio quello che realmente accade nelle istituzioni, perché di questo noi stiamo parlando. Il nostro compito principale è fare in modo che arrivi alla gente comune quello che realmente accade dentro il palazzo, quello che prima nessuno di noi conosceva realmente e che oggettivamente sembrava molto fumoso, difficile da comprendere. Adesso voi avete la possibilità, tramite noi che siamo all'interno, di comprendere quello che succede. Da parte mia oggettivamente devo dire che questi 6 mesi in cui sono all'interno della regione come parlamentare sono stati molto, molto duri e molto faticosi sotto il profilo mentale, perché credetemi, lì dentro rimbalzi sistematicamente contro un sistema che ti impedisce di portare avanti le buone idee, che quello è il nostro obiettivo principale. Noi dall'inizio abbiamo detto che ci facciamo portavoce di qualunque buona idea possa fare il bene della cittadinanza e della collettività. Questo la politica tradizionale ancora non lo ha compreso, ci guarda ancora con grande sospetto e fa in modo di boicottare di fatto gran parte delle nostre proposte, se non tutte. Noi di contro, quando arrivano quelle poche buone proposte che arrivano anche dagli altri partiti all'interno delle istituzioni, noi puntualmente le appoggiamo, perché la politica dovrebbe essere un qualcosa che fa il bene di tutti e non il bene di una piccola parte di lobby politico-affaristiche che negli ultimi 30 anni di fatto stanno gestendo questo paese. Io non mi dilungo più di tanto perché i miei colleghi qui sono diversi e credo che sia giusto dare spazio a loro e poi successivamente dare molto più spazio a voi per le domande che dovessero essere poste. Passo la parola a, credo che lo conoscete tutti, a Vito. Grazie a tutti. Si sente? Sì, mi sentite? Allora, che cosa siamo venuti a fare e perché siamo qui? Questa è una prima domanda forse a cui è giusto rispondere. Noi abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiama Parlamento in Movimento. Perché Parlamento in Movimento? Perché il Parlamento oggi è un posto in cui ti alieni, in cui il cervello ti si frigge quando entri in quelle stanze. Come diceva ieri sera un mio collega quando eravamo a Trapani, la cosa particolare di quella grande sala del Senato, della Camera, è quella che non ha finestra. Cioè è una stanza che sì, sopra qualche lucernario, ma non ha finestre, manca la trasparenza, manca il contatto con l'esterno, manca il poter guardare fuori cosa sta succedendo. Quando entri in quelle stanze così vellutate, in questo posto così diciamo protetto, ti sembra di stare in un altro pianeta, allora devi uscire fuori. Parlamento in Movimento perché vogliamo anche
sganciarci dalle logiche localistiche, sganciarci dal fatto che ogni parlamentare è eletto nel suo collegio e quindi deve tutelare gli interessi per forza del suo collegio. E infatti qui abbiamo dalla Toscana, dalla Lombardia, dalla Sardegna, abbiamo da tutta Italia dei rappresentanti del Senato e della Camera del Movimento 5 Stelle e stiamo girando in varie città, dal Piemonte, ecco, qualcuno lo intravedo, stiamo girando nelle varie realtà, Sicilia, siamo stati in Campania, siamo stati in Veneto, saremo prossimamente in Toscana, siamo stati in Sardegna, stiamo girando perché vogliamo renderci conto tutti insieme, la Puglia, ecco, dimenticavo che c'era anche la Puglia rappresentata, c'è tutta l'Italia, stiamo girando tutta l'Italia appunto per cercare di avere un contatto diretto con le realtà locali, con i cittadini, con le persone che ci possono raccontare direttamente quali sono le, diciamo, qual è la realtà quotidiana e quindi anche capire qual è il modo migliore per affrontarlo tutti insieme ai cittadini. Perché quello che abbiamo iniziato è una rivoluzione culturale, noi siamo la breccia, noi abbiamo aperto una breccia, credetemi, non siamo noi quelli che facciamo la rivoluzione la faranno quelli dopo di noi, noi abbiamo aperto la breccia e adesso diciamo è cambiato anche un meccanismo, anche un linguaggio, abbiamo proprio assistito a una modifica a poco di alcuni meccanismi che prima erano ormai consolidati, prassi consolidate, per cui abbiamo proprio rotto, diciamo, i meccanismi. Una delle frasi che abbiamo usato nei nostri primi interventi era questo: sapremo essere olio per gli ingranaggi ma anche sabbia per gli ingranaggi, per bloccarli, sassolini, quando sarà necessario. Per questo noi lavoriamo tutti i giorni nelle commissioni, lavoriamo nelle aule del Senato, della Camera, lavoriamo cercando di dialogare esclusivamente nei luoghi dove è giusto che ciò si faccia. Non lo facciamo nei salotti televisivi, non lo facciamo a porta, a Ballarò, da Fazio, non facciamo lì il dialogo tra le forze politiche, non è quello il posto, quello è un salottino. Perdono tempo lì, il luogo dove bisogna parlare sono le commissioni e le aule del Senato e della Camera e in quei luoghi noi tutti i giorni presentiamo emendamenti, mozioni, ordini del giorno, tutto quello che ci è consentito con la funzione di parlamentare per cercare di presentare quelle proposte di buonsenso e ci aspettiamo dagli altri partiti, ci aspettiamo semplicemente che quando qualcosa è di buonsenso, è fattibile, venga appoggiata. L'altro ieri avete visto, abbiamo cominciato a parlare di nuovo di reddito di cittadinanza, se ne erano dimenticati, pensavano che ce ne dimenticavamo anche noi, non ce ne siamo dimenticati, ci abbiamo lavorato per 6 mesi e dobbiamo dire in particolare Nunzia Catalfo di Catania, tra l'altro pure lei siciliana, è stata una insieme a Daniele Pesco della Lombardia e altri che ci hanno lavorato incessantemente con un gruppo di lavoro, sentendo le varie proposte che arrivavano da varie associazioni e alla fine è venuto fuori un progetto di legge. E subito ieri c'era il dibattito, ma è finto, non ci sono le coperture, le vostre coperture non sono sufficienti. E no signori, le nostre coperture per voi non bastano e non sono buone. Perché andiamo a toccare cose che non vorreste toccare, tipo le pensioni d'oro. Ecco il problema perché non trovano le coperture. Perché noi le coperture le abbiamo trovate, ma trovare quelle coperture significa andare a toccare delle lobby, significa andare a chiedere di pagare l'IMU ai locali commerciali della Chiesa, locali utilizzati a scopi economici. E qui tocchiamo un altro tema. Significa toccare le pensioni d'oro, significa ridurre la spesa per la difesa, per l'acquisto degli F-35, per l'acquisto degli elicotteri, da guerra. La guerra non la dobbiamo fare all'esterno, non c'è, la guerra è qui. E questo è il paese in guerra per sopravvivere, però non per andare a uccidere altre persone. Ecco perché non vanno bene le nostre coperture, perché andiamo a toccare cose che loro non vogliono che tocchiamo. E quindi, però,
un merito ce lo diamo, il reddito di cittadinanza oggi è tornato nelle prime pagine dei giornali, oggi tutti sono costretti a parlare di reddito di cittadinanza, noi la nostra proposta sul tavolo l'abbiamo messa e adesso è una sfida per loro, è una sfida, adesso devono anche loro tirar fuori, non possono più esimersi dal parlare di questo tema, che era nei famosi 8 punti del PD ma che ne erano dimenticati, perché è sempre così, ricordatevelo, i programmi elettorali vengono dimenticati. Perché non c'è il vincolo di mandato, ognuno viene eletto e poi fa quello che vuole. Voi dovreste andare a prendere, spulciare i programmi elettorali o i video dei comizi elettorali con le cose dette e le cose fatte. Noi quello che abbiamo detto erano 20 punti, li abbiamo elencati e uno per uno li stiamo facendo e li stiamo portando avanti con progetti di legge precisi. Non ci stiamo non stiamo divagando con mille questioni ideologiche. Stiamo andando sul concreto, finanziamento ai partiti, abbiamo presentato la legge per l'abolizione e invece hanno stravolto e gli hanno cambiato nome, alla fine tornano ancora i finanziamenti ai partiti, finanziamento all'editoria, abbiamo detto basta con questi soldi, 1 miliardo di euro elargiti a giornali, televisioni e altro, basta, destiniamoli ad altro. Ecco, questo è quello che facciamo tutti i giorni, cercare di innanzitutto essere coerenti, la coerenza è la nostra prima forza, coerenza vuol dire anche a volte fare delle scelte dure, delle scelte difficili, personali o di gruppo, e quella è la coerenza. Queste scelte difficili però ci permettono di essere sempre su una strada, quella che abbiamo indicato con il nostro programma elettorale e con le nostre indicazioni anche durante i comizi, quindi la riduzione dello stipendio, il rinuncia ai rimborsi elettorali, sono tutte questioni di coerenza su cui non faremo mai un passo indietro. Adesso inviterei i miei colleghi della Camera e del Senato di stare qui, farsi vedere, perché una delle cose che ci dicono tutti, venite tutti per favore, tutti qui, qua, una delle cose che ci dicono è che non ci conoscono, che ne conoscono pochi, ma non importa, il Movimento 5 Stelle non è fatto di persone, il Movimento 5 Stelle sono idee e le idee camminano a prescindere dalle persone. Camminano a prescindere e le idee vanno avanti ugualmente, che siano questi o siano altri che le portano avanti, che siamo noi, domani non ci sarò più io, perché noi abbiamo anche un limite, i due mandati a casa, perché? Perché la politica non la devi fare di professione, se l'idea è buona prosegue anche con altre persone e con altre gambe, queste erano parole famose che erano riferite a Falcone e Borsellino. Il fatto che le loro idee camminano con le gambe di altri. E questo vale anche per le idee di buonsenso per questo paese. E qui adesso magari si raccontano, ci sono non so chi, ecco, dalla Camera. Ciao a tutti, io sono Alfonso Bonafede e sono mazzarese. E questa è la mia cosa. Un'emozione molto forte ovviamente trovarmi qui e tornarci con questo gruppo ormai non solo di colleghi ma anche di amici con cui stiamo affrontando un'avventura stupenda che è stressante, che è stimolante ma che è sempre un privilegio perché alla fine portiamo avanti la voce di tanti cittadini. Io sono in Commissione Giustizia e ora ciascuno di noi magari accennerà al proprio ambito di competenza. Io sono in Commissione Giustizia e sapete che quello è un settore molto delicato in Italia. Purtroppo la giustizia in Italia negli ultimi 20 anni non se ne parla più nell'interesse di tutti ma se ne parla sempre pro o contro Berlusconi. Pro o contro quelle singole persone, mai nell'interesse di tutti, nonostante la giustizia sia sicuramente uno degli aspetti centrali non solo per la tutela dei diritti di tutti ma anche da un punto di vista economico, perché non dimenticate mai che se una società cerca di portare avanti la propria attività economica, la propria attività imprenditoriale sul territorio italiano, che è difficile, che già è eroica come missione quella di un imprenditore che vuole fare impresa in Italia e poi si ritrova a dover recuperare un credito e magari ci mette 3 anni, 4 anni, 5 anni e nel frattempo tra l'altro il credito spesso è anche della pubblica amministrazione. Allora capirete che la giustizia non è solo un fatto di tutela dei diritti ma è anche un punto centrale da un punto di vista economico.
Io in questi mesi abbiamo visto di tutto e guardate, io quello che vorrei, spalancando le porte del Parlamento, quello che vorrei farvi presente è che non è come si pensa, cioè è anche peggio, è molto peggio, perché io in questi mesi avrei voluto incontrare gente che la pensava diversamente da me, con la quale confrontarmi. Io pensavo di andare lì e fare l'opposizione rispetto a qualcuno che la pensava diversamente. Questo dialogo non c'è, perché dall'altra parte c'è un continuo mettere all'ultimo minuto, all'ultimo istante, la norma, il cavillo a favore dei soggetti potenti in Italia da un punto di vista economico, che non c'entra niente con la legge. Allora tu ti trovi a discutere e dall'altra parte ti accorgi che non c'è la volontà di discutere, c'è la volontà di fare il favore all'amico di turno. Io faccio un esempio che secondo me è quello più eclatante, è quello che mi ha indignato più del resto, perché in Italia bisogna anche recuperare la capacità di indignarsi, la capacità di dire alla politica che ogni tanto deve ritrovare la possibilità di vergognarsi. Allora, io sul femminicidio, per me era una cosa, quando doveva arrivare il decreto sul femminicidio, noi pensavamo, vabbè, finalmente arriverà una cosa su cui siamo tutti d'accordo, sul femminicidio non puoi discutere. E a parte che c'erano una serie di norme insensate, come l'idea di togliere la patente alla persona violenta su cui c'è il rischio di femminicidio, di violenza sulla donna, per noi è assolutamente insensato, perché se gli tolgo la patente a un violento non credo che ho fatto qualcosa o inciso in qualcosa. Ma al di là di questo, ma secondo voi è normale che su un decreto così importante ci siano norme che riguardano l'alta velocità oppure la protezione civile? Cioè, in che condizione sono io all'opposizione? Perché io volevo parlare del femminicidio e mi dicevano sì, ma se approviamo queste norme allora devi anche approvare la norma sul passaggio dell'alta velocità o sulla protezione civile o sui vigili del fuoco. Cioè, un ricatto morale, perché ti ritrovi che se dici no allora sei contro il femminicidio, se dici sì stai facendo un favore agli amici degli amici che stanno cercando di infilare all'ultimo momento la norma per rubare ancora una volta soldi allo Stato. E allora voi dovete capire che una politica di questo tipo noi non la dobbiamo più volere, non la dobbiamo più desiderare, dobbiamo veramente mandarli a casa. Ma io, guardate, nel corso dei mesi io avrei sperato di trovare una politica un po' meno peggio di quella che mi aspettavo. Noi siamo entrati lì, ovviamente un po' di pregiudizio ce l'avevamo, ma quando siamo entrati lì dentro ci siamo accorti che è anche peggio, perché sul discorso del ministro Cancellieri, che ha coperto l'ultima settimana dei nostri impegni. Ora, qui non è un fatto, nessuno si faccia ingannare da discorsi sul sovraffollamento delle carceri che non c'entra nulla, nessuno si faccia ingannare dall'anoressia di Giulia Ligresti che non c'entra nulla, anzi questi discorsi devono darvi l'idea di quanto faccia schifo la politica, perché prende come esempio, come alibi, problemi veri come il sovraffollamento delle carceri per giustificare una cosa che è agli occhi di tutti una raccomandazione a favore dell'amico che aveva pregiudicato, che aveva dato 3 milioni e mezzo di euro a tuo figlio l'anno prima. E allora il punto non è più solo la giustizia, cioè il punto è che la politica ha superato e precipitata sotto una soglia di non ritorno, e nessuno può pensare che questa classe politica possa veramente fare qualcosa nell'interesse dell'Italia. Nessuno lo può pensare, perché la vicenda Cancellieri è la dimostrazione esatta di come anche quando le cose in Italia funzionano, perché lì le cose stavano funzionando, questa è una politica che si muove sempre col cellulare, che fa delle telefonate, che privilegerà sempre cittadini di serie A rispetto ai cittadini, come ho detto tante volte, di serie Z. E nessuno può sentirsi cittadini di serie Z. Quando entrate in una cabina elettorale e votate, voi dovete pensare di essere cittadini di serie A che pretendono una politica di serie A. E allora io, guardate, faccio sempre questo esempio: quando c'è una casa che c'ha
una crepa, uno può anche lì andare a ritoccare. Quando c'ha un buco sul tetto può anche andare lì e cercare di mettere una toppa. Ma quando la casa è in pieno terremoto e ormai ai minimi termini ed è in macerie, non c'è più possibilità di mettere una toppa, di cercare di sistemare un po' le cose, cercare di trovare il compromesso. C'è da raderla al suolo e da ricostruire. È l'unico modo, io di questo ne sono convinto e sono convinto che possa accadere in Italia. L'unico modo per ricostruire l'Italia è abbattere l'ultimo brandello della vecchia classe politica e permettere all'Italia finalmente di respirare e di avere una prospettiva nuova, una ricostruzione in cui non ci sia più il compromesso. Bisogna prendere una decisione forte e andare avanti e guardare al futuro, non tanto dei presenti, ma quanto di tutti i nostri figli. Io ho un figlio di 3 anni e quando la mattina vado in Parlamento penso sempre a lui e penso a quello che sto facendo, lo sto facendo per lui e per tutte le nuove generazioni. Grazie ragazzi, è veramente un'emozione per me Sonny Mazzara. Adesso Luigi Gaetti, senatore. Buongiorno a tutti. Io abito 1800 km da qui e vengo da Mantova, quindi molto lontano. Io sono in Commissione Agricoltura e dovrebbe essere uno dei punti di diamante dell'Italia come sviluppo. In realtà noi invece dipendiamo completamente da una comunità europea che ci impone situazioni paradossali, ci vieta l'etichettatura dei nostri prodotti e quindi noi siamo fortemente penalizzati. Noi abbiamo 2 grandi risorse in Italia, il turismo e per l'appunto l'agricoltura, e dovremmo sviluppare un'agricoltura di qualità, un'agricoltura di prossimità per i consumi locali e un'agricoltura di eccellenza per quello che esportiamo. E invece noi stiamo lottando per cercare di cambiare questo tipo di aspetti e quindi di lottare con l'Europa. Vi racconto solo questo. Arrivato in Commissione Agricoltura ci siamo visti che la Comunità Europea sta proponendo delle leggi. E come funziona? La Comunità Europea propone delle leggi e manda agli Stati membri queste proposte. Dopodiché gli Stati membri dovrebbero discuterne e mandarne le osservazioni a Bruxelles, il quale poi le elabora tutte e fa la legge. Ecco, io ho un fratello veterinario, conosco il mondo dell'agricoltura e quindi mi è stato segnalato che la Comunità Europea stava proponendo un progetto di legge per la sanità animale, per cui dava delle incentivazioni per gli allevamenti. Ecco, allora ho proposto ai miei dirigenti di fare queste osservazioni per la comunità e questi stupiti hanno detto: ma noi sono anni che non discutiamo nella fase ascendente verso la Comunità Europea delle osservazioni, e quindi noi abbiamo fatto le nostre osservazioni e adesso saranno discusse. Questo per dire che anche il lavoro umile, il lavoro quotidiano, il lavoro perseverante, perché tutte le cose che avvengono sono cose complicate. Solo questa proposta di legge erano 280 pagine da leggere e da studiare. Quindi questo che voglio dire è che noi stiamo lì, anche se non entriamo in grande pubblicità, ci stiamo impegnando su tutti gli aspetti. E l'altra cosa volevo dire è che noi siamo davvero un nuovo che avanza, nel senso che questo elemento partecipativo, noi non promettiamo posti di lavoro, noi siamo qui in nessuna campagna elettorale per capire, per confrontarci, per darvi la forza anche di lavorare a livello locale, perché in noi il mondo non lo cambiamo se non ci siete anche voi. Noi non possiamo fare grandi cose se ognuno di noi nel proprio piccolo non comincia, quindi è un cambiamento di prospettiva fondamentale ed è questo che vi rendo e per questo che vi rendo innanzitutto grazie per averci creduto in noi, però credo che anche il nostro noi e tutti insieme riusciremo a fare qualcosa, diversamente non lasciateci soli. Grazie Luigi, adesso sentiamo anche dov'è? Allora, qua abbiamo, prima sentiamo Ornella qui che è anche siciliana. Buongiorno a tutti, sono al Senato anch'io, sono di Catania. Ogni tanto apprezzo le occasioni per venire da questa parte della Sicilia. Ornella Bertolotta. Come vedete noi non ci vogliamo pubblicizzare, perché nel movimento noi lavoriamo per il gruppo, ecco, quello che ci interessa è il principio generale, comunque è fatto bene a sottolinearlo. Io in Senato sono
alla Commissione Bilancio. Come sapete tutti, stiamo cominciando a lavorare alla legge di stabilità, che è uno dei provvedimenti cardine del nostro Parlamento. E abbiamo finito di presentare, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti che sono le correzioni a questa legge che ci viene proposta dal governo, dalla maggioranza, e ora dovremmo fare la nostra battaglia prima in commissione e poi in aula. Purtroppo questa legge non aggiunge, non toglie tanto, diciamo che trasforma i nomi delle tasse. Come sapete l'IMU è stata abolita, è vero, ma di fatto ha cambiato solo nome, ora si chiamerà TRISE e probabilmente sarà ancora più alta rispetto all'IMU. Quindi quello che serviva ai signori del PDL, quindi di cancellare, che hanno promesso e fanno credere alla gente comune di diminuire le tasse, come vedete non è vero, perché si è solo cambiato il nome. Ora il Movimento 5 Stelle sta lottando, intanto siamo all'opposizione, quindi il nostro compito principale è quello di far emergere le storture, il fatto che non si lavora per tutti i cittadini, non si cercano di fare delle leggi che vanno a favore di tutti, ma solamente di alcune lobby, di alcuni gruppi privilegiati. Questo è un sistema che va avanti da tanti anni e che finalmente, con l'ingresso nostro nelle aule del Senato e della Camera, possiamo cominciare a scardinare. Già lo stiamo facendo anche dalle piccole cose. I signori erano abituati a non venire in aula, però farsi votare, fare votare i colleghi che erano presenti, quindi magari venivano un giorno sì e un giorno no, chiedendo al collega per favore di votare per loro, altrimenti gli veniva decurtata una parte dello stipendio alla fine del mese. E queste sono cose banali, però come rappresentano proprio quello che è la classe politica di oggi, la classe politica che ha fatto i suoi comodi e finché non c'era nessuno di diverso da loro, queste azioni non venivano, non emergevano. E il fatto che noi siamo una minaccia per loro, ancora ci guardano un po' storti, cercano di convincerci, di accerchiarci, di chiederci di dare a loro l'appoggio, perché loro fanno le cose buone, però quando noi proponiamo delle leggi che vengono esaminate con grandissima cura, attenzione e studio, nessuno di loro firma le nostre leggi, perché non può venire fuori che una legge buona per l'Italia abbia il nome del Movimento 5 Stelle. Quindi io dico che vale la pena, la nostra battaglia è iniziata, e anche se non andiamo alle televisioni non ha importanza, perché l'importante è il lavoro che facciamo là dentro e che sia un lavoro frutto della collaborazione con tutti i cittadini. Noi perché andiamo in giro nelle piazze, perché fine settimana siamo in tutta Italia, per esempio ci sono dei gruppi oggi all'Aquila perché stanno cercando di fare spostare i soldi stanziati per la ferrovia, per la TAV del Piemonte, verso la ricostruzione dell'Aquila. Noi cerchiamo di stare in mezzo alla gente, perché il nostro lavoro dovrebbe essere il frutto dei vostri suggerimenti, quindi dobbiamo lavorare insieme, questo è fondamentale per il movimento. In 160 non si cambia l'Italia, quindi quello che noi chiediamo è che la gente cominci a cambiare mentalità, dallo spirito della delega si deve passare alla partecipazione, e in tutti i modi stiamo cercando anche di creare delle piattaforme, dei luoghi dove le persone, secondo le loro competenze, possano dare il loro contributo. Quindi io vi invito a continuare a collaborare, a sostenerci, a chiederci, anche a controllarci, anche a farci delle domande che facciano sì che voi possiate capire bene perché facciamo delle scelte piuttosto che altre. È il nostro diritto, ci deve essere uno scambio bionivoco. Allora vi ringrazio, passo la parola a Bruno Marton, che vi racconterà qualcosa di altre commissioni. Grazie a tutti. Io sono 7 mesi che sono là dentro e sono incazzato nero, ma proprio incazzato. Voi come li chiamate le persone che non vanno a lavorare e portano a casa i soldi? Come li chiamate?
Ecco, a me capita in commissione difesa, sono in commissione difesa e ci sono persone molto famose, faccio anche il nome, Gasparri, che arriva in commissione, firma e se ne va, è tutto per non avere l'assenza che le permette di perdere i soldi della diaria. Questo è uno degli aspetti più brutti. Sono anche incazzato per le bugie che dicono i giornalisti. Ci sono cose nella difesa, continuano a parlare di F-35 e via dicendo, ma quello che non vi dicono è che ci sono anche l'acquisto di navi. L'acquisto delle navi non è stato messo a bilancio, nel bilancio della difesa, ma in quello dello sviluppo economico, in modo tale che quando si vanno a fare le percentuali per il personale e via dicendo, non vengono mai fuori quei fondi lì. Cosa succede? Il ministro Di Paola ha fatto una riforma che prevede 40.000 esuberi tra i dipendenti, perché vuole uno strumento militare che sia il 50% dipendenti, il 25% di funzionamento e il 25% di investimenti. Attualmente invece, lasciando fuori i fondi delle fregate FREM e via dicendo, che li ha spostati sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, quei fondi non fanno parte del bilancio della difesa e non vengono conteggiati. Se si mettessero dentro, il personale peserebbe per il 58%, non per il 67%, il funzionamento passerebbe all'8% e il riarmo passerebbe al 35%. Vale a dire che abbiamo fatto una bella marchetta solo esclusivamente per Finmeccanica, Fincantieri e quant'altro. Stiamo togliendo i militari per dare i soldi per le armi. È una cosa vergognosa. Non lo dicono, non lo dicono la stampa, non lo dice la televisione. Mercoledì poi io sono convito nel comitato parlamentare per il controllo dei servizi segreti. Avete sentito tutti, immagino, il data gate, eccetera, eccetera. Noi in settimana avremo Letta in comitato che dovrà riferirci per quello che sa, perché anche alcune notizie che vengono date alla stampa a noi non vengono riferite. Siamo un comitato pressoché inutile, signori. Ci dicono delle cose che potremmo sapere tranquillamente dalla stampa. È una cosa vergognosa. Io avrei mille altre cose, però preferisco che mi facciate delle domande Gli stipendi dei parlamentari sono, guardate, abbiamo un'indennità di 10.000 euro lordi e poi ci sono competenze per circa 8-9.000 euro. Le nostre indennità invece le abbiamo dimezzate a 5.000 euro lordi e rendicontiamo e restituiamo tutto quello che non utilizziamo. Diciamo che il nostro stipendio varia da 2.700 euro e 3.000 euro totali. 14-15.000. Avete domande? Se non trovi questo discorso che vogliono rateizzare le imposte e le tasse è scandaloso, perché l'anno prossimo si ripresenta di nuovo lo stesso problema e quindi il problema si sposta nel tempo e piano piano qualcuno finirà per suicidarsi, continuare a suicidarsi ancora. Guarda, qui credo ti risponderà Paola probabilmente. Stanno cambiando il nome alle tasse. Cambiano semplicemente il nome. Prima c'era la TARSU, adesso mettono la TASI e la TARE. Cioè ci prendono per il culo tutti i santi giorni. Quindi la tassa sulla birra, signori, hanno alzato la tassa sulla birra per finanziare almeno quello, in parte le scuole, ma mettono tasse per niente, non riducono mai i costi, non li riducono mai. Come? Ma noi non siamo alla finestra, noi tutti. No, noi facciamo mille emendamenti. Guardi, non è assolutamente. Vuoi rispondere? Adesso facciamo un giro di domande e risposte anche alle singole domande. Sentiamo Carlo Martelli del Senato. Non vi preoccupate che c'è spazio. Vabbè. Allora, ciao a tutti, io l'ha detto lui come mi chiamo, sto nella commissione ambiente, ogni tanto do una mano alla commissione bilancio. Adesso non vi voglio annoiare sulle problematiche ambientali che ci sono in giro per l'Italia, perché noi con la commissione ambiente facciamo un tour e andiamo a vedere non i posti più belli ma i posti più brutti. E la cosa triste è che ci sono tantissimi posti belli dove arriva subito qualcuno e fa una cazzata. Ieri ci stavamo spostando da Trapani, c'era una collina bellissima, ulivi, tutta coltivata, e io ho detto come battuta: stai a vedere che adesso è un posto così bello che è arrivato uno stronzo e ti ha fatto una cosa brutta, giri l'angolo e c'è una discarica.
che non era programmata, però il fatto è che dove c'è un posto bello arriva qualcuno. Noi siamo stati a Priolo, è una costiera bellissima, è arrivato qualcuno e ha voluto fare un petrolchimico, una raffineria, un altro petrolchimico. Poi siamo andati a Gela e hanno fatto un petrolchimico, una raffineria anche lì. C'è un posto bello, arriva qualcuno. Taranto è bellissima, è arrivato uno e ti ha fatto un'acciaieria gigantesca da 15 km quadrati. Piombino sarebbe un bel posto, hanno piazzato anche lì un'acciaieria. Ogni volta che c'è un posto bello arriva qualcuno e fa un danno. Quindi dal punto di vista ambientale in Italia è un disastro totale e sempre noi ci sentiamo dire non ci sono i soldi. Allora quando vi dicono che non ci sono i soldi vi prendono per il culo, perché i soldi ci sono, solo che li spendono per quello che vogliono loro. Per esempio qua io le ho viste le ferrovie, un binario non c'è l'elettrificazione, poi spendono per opere faraoniche che nessuno usa come la TAV, per cui uno dice viaggio da Milano a Roma è fantastico, appena mi muovo un attimo e mi sposto diventa un disastro. Allora bisognerebbe incazzarsi veramente verso le persone che usano male i nostri soldi. Un'altra cosa tristissima che noi abbiamo visto guardando i bilanci è per esempio il finanziamento all'editoria. Ti dicono non ci sono soldi, poi danno 40 milioni in più ai giornali e alle televisioni. Perché? Perché hanno da fare delle marchette. Voi lo sapete che danno 10 milioni a Radio Radicale? Ogni anno 10 milioni a Radio Radicale perché fa le trasmissioni del Parlamento. Peccato che esisterà il Parlamento, che è pagata da noi. Allora la convenzione con Radio Radicale nasce circa 13 anni fa, quando non esisteva Rai Parlamento, e Radio Radicale trasmetteva. Peccato che Radio Radicale adesso fa un doppione del servizio, ma i soldi non glieli tolgono, sono 10 milioni. Oppure in aula qualcuno ha avuto il coraggio di dire diamo 1 milione ai partiti per fare la digitalizzazione dei loro archivi. E uno dice ma pagateli te, no? E allora a furor nostro siamo riusciti a fargli tirare via questa proposta. E non è solo questo, un altro esempio: noi abbiamo 106 procedure di infrazione con l'Unione Europea, ogni procedura di infrazione sono soldi che si pagano, sono multe. Ce n'è una sulle discariche, in Italia ci sono 252 discariche abusive, l'Europa ha detto multa, 258.000 euro al giorno di multa, 87 milioni all'anno. Allora nella finanziaria cosa hanno deciso? Bonifichiamo queste discariche. Quanto ci hanno messo? 30 milioni. Al che gli abbiamo detto dai, almeno mettetene 87, ci pagate le multe, no? Oppure dissesto idrogeologico, hanno messo sul piatto 30 milioni. Che uno dice ma quanto serve? Ma non bastano 30 miliardi? E loro hanno detto 30 milioni. In compenso vai a vedere il bilancio della difesa, e Bruno lo sa bene, io me l'ero guardato all'inizio, sono più di 20 miliardi. E uno dice, ti dicono, ma le ricadute tecnologiche della difesa sono altissime, se ogni tanto ci scappa una padella antiaderente che poi la gratti e ti fa male perché ti mangi tutto il teflon, oppure ci scappa un forno a microonde che fa malissimo, andate a vedere quanto male fa un forno a microonde. Allora quant'è la ricaduta tecnologica di quei 20 miliardi? Quanto c'è di investimento tecnologico? 50 milioni. È il settore a più basso investimento in tecnologia. Poi ti prendono per il culo dicendo che con il militare si fa tecnologia. È falso. Le ricadute sono dalla tecnologia civile. La missione sulla Luna, per quanto possa sembrare inutile, ha ancora e tuttora delle ricadute tecnologiche sulla nostra vita che sono incredibili. Cioè la quantità di scienza e di conoscenza che si è prodotta quella volta fornirà delle ricadute per noi ancora per anni e anni e anni. Quindi noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere arrabbiati e dobbiamo tutte le volte stare dietro ai nostri amministratori e chiedergli perché stai usando così i miei soldi, perché sono i nostri soldi. Ogni volta che si fa una stronzata inutile sono i nostri soldi buttati via. Ti dicono, questo è bellissimo, poi lascio la parola. L'avete sentito sicuramente in televisione, Saccomanni ha detto ci sono 100 miliardi della Comunità Europea a disposizione nostra. È falso. Allora funziona così, noi dobbiamo dare come contributo alla Comunità Europea 54 miliardi, cioè noi dobbiamo mettere in quel posto 54, quindi tanto mettiamo quelli. Dopodiché loro ci mettono a disposizione 50 miliardi dei 54 nostri, purché però noi ne mettiamo 25, quindi in totale per averne 100 ne dobbiamo mettere 25 più 54. Che cazzo di senso avrebbe questo? Cioè se io te ne do 54 per averne 50, scusa un attimo, me ne tengo 54 oppure te ne do solo 4 e stiamo a posto così, no? Questa è la logica che c'è dietro, quindi ogni volta che in televisione vi dicono queste cose, il primo pensiero è falso, non è vero, andate a controllare. Poi c'è un'altra cosa, è mollo.
ogni volta che un politico dice una cosa ne fa un'altra. A me è capitato in commissione ambiente che ti dicessero: bello, hai detto una bella cosa, è una proposta sensata, poi si vota e ti vota contro. E tu dici: ma sei bipolare, cioè hai dei problemi di personalità, perché l'hai fatto? Perché l'idea è buona, ma io sono al governo, tu sei all'opposizione, le tue cose te le boccio. E io gli dico: ma in automatico? Sì, in automatico, a sfregio praticamente. Quindi ricordatevi questo, finché noi non saremo al timone, il nostro ruolo sarà questo, cioè portiamo fuori le informazioni, ogni volta veniamo e ve le raccontiamo, e voi vi dovete incazzare. Quando sentite una cosa andate a controllare, andate a fondo dell'informazione, perché è solo così che vi arrabbierete, sentirete questa cosa nella pancia, che vi farà venire in piazza, vi farà andare in comune a rompere le balle all'assessore, al funzionario, e farà sì che le cose cambieranno. Se no, solo con il voto non cambierà mai nulla. Il fatto che siate qui è già un inizio, ma è solo un inizio, e guardate che è faticoso. Riprendiamoci la nostra democrazia, che sono 60 anni che ce l'hanno rubata. Grande Carlo, grazie. E adesso Giulia Di Vita, Sicilia, Palermo, alla Camera dei Deputati. Grazie, io sono Giulia Di Vita, sono di Palermo, faccio parte della Commissione Affari Sociali e purtroppo mi tocca contraddire il collega senatore Carlo, perché in realtà non è veramente così, cioè non solo loro bocciano le proposte che condividono perché le presentiamo noi, loro bocciano le loro stesse proposte. Cioè è una cosa che è successa e che chiaramente i giornali non mettono in giusto risalto. Con la legge sull'omofobia noi ci siamo ritrovati in situazioni assurde che io mai avrei potuto immaginare di imbattermi. La legge contro l'omofobia è una legge presentata dal PD, ci è stato chiesto di firmarla, noi l'abbiamo letta, l'abbiamo condivisa, tra l'altro l'avevamo presentata, i nostri senatori l'avevano presentata in Senato, e quindi abbiamo detto: qual è il problema? Finalmente una proposta condivisa, l'abbiamo firmata noi, PD, SEL, Scelta Civica, c'eravamo proprio oltre la maggioranza del Parlamento, e quindi ho detto: benissimo, almeno faremo almeno una legge di iniziativa parlamentare condivisa da diversi partiti, c'è, benissimo, sarà un grande successo. Ma nemmeno per sogno abbiamo firmato questa legge, e non scendo nei dettagli, se volete potete controllare, abbiamo scritto diversi post nei nostri canali di comunicazione, io mi sono divertita anche in aula a dirgliene di tutti i colori, ovviamente non hanno saputo replicare, e praticamente sono scesi ad accordi con il PDL, non si capisce perché. Cioè non avevano bisogno di numeri, i numeri c'erano i nostri, c'erano i loro, quindi non c'era bisogno del PDL, e hanno completamente svuotato questa legge doveva tutelare le persone LGBT, quindi parliamo di gay, lesbiche e trans, da discriminazioni o peggio ancora atti di violenza, quindi semplicemente si voleva estendere una legge che già esisteva, la legge Mancino, che tutela tutta una serie di categorie, serie di categorie di persone, tra cui volevamo semplicemente aggiungere anche queste. Raccontare questo episodio mi serve anche per muovere una critica a noi stessi, intesi come cittadini attivi, come società civile, perché io capisco che il movimento rappresenta un passo avanti, siamo una rivoluzione veramente che è partita dal basso, come vedete siamo semplici cittadini, a me ogni tanto ancora alla Camera mi chiedono: ma lei chi è, cosa vuole? E ogni volta devo esporre il tesserino, perché giustamente non ho magari l'apparenza dell'onorevolessa. E praticamente che cosa è successo? Noi abbiamo lanciato l'allarme alle associazioni, perché in questo tema, per esempio, ci sono i vari circoli ARCI di area PD, perché comunque lo dobbiamo dire, alcuni sono diciamo politicizzati, che si occupano, sono molto attivi sul tema della tutela della comunità LGBT, e noi abbiamo subito lanciato l'allarme, abbiamo detto: vedete che anche se la proposta è del PD, qui stanno giocando sporco, perché stanno facendo accordi con il PDL, noi addirittura volevamo ritirare le firme dalla proposta di legge che ci avevano fatto appunto firmare, e siccome l'allarme proveniva dal Movimento 5 Stelle, probabilmente c'era una sorta di pregiudizio e quindi non ci hanno ascoltato. Quello che voglio dire io è questo: se loro ci avessero ascoltato prima, a quest'ora forse, anziché avere una legge che era nata con l'intento di tutelare delle persone da atti di omofobia, noi abbiamo alla Camera abbiamo votato una legge che favorisce l'omofobia. Scelta Civica ha presentato un emendamento in cui si dice che non costituisce discriminazione, per esempio, il fatto che un istituto, per esempio religioso, possa assumere del personale sulla base dell'orientamento sessuale, ovvero io istituto religioso devo essere libero di non assumerti, ed è giusto così, non è discriminazione se tu sei gay. Quindi la legge che il PD aveva presentato appunto per difendere le persone da questi tipi di discriminazione in realtà non fa altro che favorirle.
E chiaramente le associazioni se ne sono accorte forse quando ormai era troppo tardi. Ora noi abbiamo ricevuto telefonate, io personalmente telefonate da arcigay di diverse città italiane, di presidenti che mi hanno chiesto scusa. Ma noi con le scuse che cosa ci facciamo? Noi là dentro siamo dei portavoce e lì noi non difendevamo i nostri diritti, noi lo facevamo appunto per i cittadini italiani che costituiscono una minoranza. E quindi il mio invito che vorrei estendere a voi è quello di farvi sentire, anche perché molto spesso mi viene detto: ma noi da fuori che cosa possiamo fare? Voi da fuori potete fare tantissimo. Quando noi in aula, siccome siamo liberi e indipendenti, possiamo dire tutto quello che vogliamo perché non dobbiamo dipendere da nessuno. Quando io in aula ho accusato il PD di questi accordi sporchi con il PDL, nessuno ha potuto replicare perché in tribuna c'erano le associazioni, quindi l'unica cosa che potevano fare era stare a testa bassa e almeno riscoprire il senso di vergogna e di pudore che in tutti questi anni forse hanno completamente perso. Quindi l'invito mio è proprio questo: fatevi sentire. Quello che noi portiamo, per esempio il reddito di cittadinanza, già Vito ve ne ha parlato, tra l'altro è già stato caricato nel nostro sistema operativo, quindi vi potete iscrivere, potete emendarlo, potete commentarlo. E l'opinione pubblica è tutto. Se voi ci state accanto, se voi prestate, se voi fate capire che è importante discutere di un tema piuttosto che di un altro, la politica non può fare altro che seguirvi, anche perché ci siamo noi che da dentro li pungoliamo. Se voi lo fate anche da fuori, finalmente li circonderemo. Grazie. Adesso la parola a Chiara. Buongiorno, sono Chiara Di Benedetto, sono di Palermo e faccio parte della Commissione Cultura e Istruzione. Io vi volevo raccontare un po' quello che accade all'interno della Commissione, i lavori di Commissione come si svolgono. La mia Commissione, la Commissione Cultura, praticamente non ha lavorato molto poco per i primi mesi. Non è un caso, voglio dire, è noto che il settore della cultura e il settore dell'istruzione sono stati quelli che sono stati più martoriati negli ultimi anni, per cui non è assolutamente un caso. Gli unici provvedimenti che sono arrivati in commissione, che sono arrivati in aula, che riguardassero appunto la nostra commissione, sono stati appunto il decreto cultura e il decreto istruzione. Questi due decreti sono stati presentati dai partiti, dal PD, dal PDL, dal governo tutto, dalla maggioranza, come dei decreti che in qualche modo dovessero segnare un'inversione di tendenza rispetto alle politiche di tagli che si sono state portate avanti negli ultimi decenni. Inversione di tendenza, finalmente si ritorna a investire nell'istruzione e nella scuola e nella cultura. Bene, io vi voglio raccontare che cosa vuol dire questa inversione di tendenza, giusto per avere il quadro della situazione. Quando il ministro Carrozza, il ministro dell'istruzione, si è riempita la bocca di quanto fosse innovativo il suo decreto, di quanto si stesse tornando a investire sulla formazione dei nostri ragazzi, sulla formazione dei docenti e sulla scuola tutta, a fronte di un ultimo taglio di 8 miliardi e mezzo di euro portati avanti dagli ultimi governi, ha investito 460 milioni, cioè nulla. Perché 460 milioni in un buco come quello che ha la scuola italiana non sono assolutamente nulla. Questa è stata, diciamo, la nostra principale battaglia, il punto di forza su cui abbiamo lavorato, quello di smentire questo spot, no? Questa frase d'effetto che facesse pensare a tutti che la scuola in Italia potesse ripartire, la cosa assolutamente più falsa di questo mondo. I provvedimenti che sono stati presi all'interno di questo decreto sono assolutamente blandi rispetto a quello che veramente aveva bisogno veramente la scuola italiana, ovvero una riforma strutturale che prendesse in considerazione la condizione dei docenti, che non sono stati assolutamente contemplati all'interno di questo decreto. Non è stato previsto un piano di assunzioni dettato dunque al miglioramento del reclutamento dei docenti, al quadro orario delle lezioni. Tutto questo non è stato assolutamente trattato e nonostante delle centinaia di emendamenti che abbiamo presentato, che erano appunto atti a intervenire proprio su questo settore. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà che abbiamo riscontrato con la maggioranza per far accettare gli emendamenti che noi abbiamo presentato, siamo riusciti a far approvare tre punti del nostro programma. E questo è importante, perché noi siamo riusciti a far approvare tre punti del nostro programma sull'istruzione da opposizione. Quindi immaginate che cosa riusciremo a fare quando saremo al governo. Sarà veramente una grande prova. I punti che sono passati il nostro programma sotto forma appunto di emendamenti, siamo riusciti a fare gettare le basi per la digitalizzazione dei libri scolastici. Questo è molto importante,
perché a parte il costo che i libri scolastici hanno, che incide molto sulle famiglie, noi appunto crediamo nel modello di conoscenza completamente diverso, che non si basa su un testo scritto, ma che possa formare. Sta succedendo qualcosa forse, che possa formare l'individuo, che possa formare il cittadino, il futuro cittadino, il ragazzo, ma partendo dalla condivisione, dalla formazione con tutta l'aula e con tutta la scuola della conoscenza. Quindi questo è un nostro punto fondamentale di cui andiamo molto fieri. Abbiamo fatto investire maggiori risorse per la messa in sicurezza e la costruzione di nuove strutture di accoglienza per gli studenti universitari, e questa è una grande cosa considerando che il diritto allo studio, i fondi destinati al diritto allo studio in Italia sono veramente ai minimi storici. Stiamo parlando di 112 milioni in confronto a investimenti ad esempio come la Francia o la Spagna, che ne investono 2 miliardi e più, non sto qui a dire. E in ultimo, una cosa importantissima, l'insegnamento della doppia lingua sin dalla scuola dell'infanzia. Questo è un punto fondamentale, la consideriamo una vittoria del Movimento 5 Stelle e non sarà l'ultima, diciamo. Grazie. Adesso sentiamo Alberto Airola dal Piemonte, che ci darà la sua esperienza sulla comunicazione della TV. Vi saluto, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qua da voi, avete una regione bellissima. Vi dico che io sono torinese, ma noi a Torino, non vorrei dire una parolaccia, però come intercalare diciamo minchia, perché io sono cresciuto con ragazzi siciliani, perché c'era la Fiat, si lavorava, era un'altra Italia. Purtroppo se la sono fumata, se la sono bevuta questa Italia qua. Si sono bevuti i soldi nostri. Io di mestiere facevo l'operatore di ripresa, spero di tornare a farlo, perché vi assicuro che stare lì dentro, qualcuno l'altro giorno mi ha detto sei arrivato, sono arrivato all'inferno, perché purtroppo ti gira costantemente nello stomaco la frustrazione, la rabbia delle segnalazioni dei cittadini italiani. Io prima ero in mezzo a voi, ero lì dietro, parlavo con alcuni di voi ed è un costante portare all'attenzione la politica dei bisogni immediati. In un altro momento storico la nostra sarebbe stata una grandissima esperienza, in questa è una tragedia, perché l'Italia sta morendo, è morta, e questi signori non lo capiscono. Allora, il problema basilare è questo in quest'Italia adesso, è l'informazione. Io sono in vigilanza RAI perché sono andato a combattere su un campo che conosco la RAI, ho lavorato sempre per appalti esternamente, non sono mai stato assunto, però ho lavorato per la RAI, ho lavorato con i giornalisti, li conosco, e so che a voi le prime domande che vi fanno, anche come fanno a noi, è: ma cosa fa questo Movimento 5 Stelle? Noi facciamo centinaia di cose lì dentro, il problema è che a voi non arriva perché lo strumento che questi signori usano costantemente è la televisione, ci tengono nell'ignoranza più totale. Io ho le tabelle, sono dati, cantano, non, scientifici, non si può sgarrare, dell'osservatorio che controlla la presenza, la quantità della presenza dei politici in RAI. Noi abbiamo delle cifre che fanno ridere, lo 0,6%, il 6% a fronte del 27% del PD o del 30%, del 50% del PDL, stanno sempre lì, la Santanchè fa un lavoro. No, la pitonessa sta dalle 8 di mattina, mezzanotte, a intortarci che loro sono qua, che loro sono là, e noi bene o male stanchi, schiavizzati sul lavoro, quando c'è, si torna a casa, si accende con la scatoletta e si sentono queste bagianate. Allora io vi invito, allora, prima di tutto a cominciare a vedere in modo critico quello che dicono lì, a notare che non c'è mai il contraddittorio, una parola basilare, c'è qualcuno che gli dica a Renzi, che compare sul TG1, che noi saliamo sui tetti per difendere la nostra Costituzione e non facciamo altro. No, difendere la Costituzione l'ho detto io, lui ha detto solo che sono saliti sul tetto a far casino. Va bene, lui invece sta nei salotti TV a parlare, no? Qua non lo vede, non so se l'avete visto Renzi, forse lo vedrete per la campagna elettorale, forse. Comunque, la TV è il primo problema di questo paese. Noi adesso ci stiamo andando, Vito Crimi lo conoscete perché è andato, Paola Taverna la vedete un po' più spesso, i talk show ovviamente sono da evitare perché sono degli show, si trovano lì, parlottano tra di loro, l'informazione è controllata, lo so, io facevo quel mestiere lì, si può staccare l'immagine di uno che ride mentre parli tu, è già t'ha sputtanato, no, in qualche modo di fronte ai cittadini. Quindi
Noi abbiamo un grande mezzo che è internet. Io lo so che tanti di voi magari non lo usano. Io ho mio padre che ha 80 anni, ha un account Facebook, mi ha fatto una testa tanta. Però alla fine ho generato, ho aiutato un cittadino a liberarsi dall'influenza mefitica di questa televisione. Pensate che in vigilanza Rai io tutti i giorni, lì ho i generali, hanno schierato i generali Gasparri, Schifani, Minzollini, Brunetta, quelli del PD li conoscete meno ma sono anche peggio. Bene, questi signori hanno osato negare in diretta streaming con, davanti, compreso il direttore generale Gubitosi e la presidente Tarantola. Sembra di stare in un fumetto ogni tanto quando si dicono sti nomi, veramente, sembra di stare Topolino con Manetta, eccetera. Bene, hanno negato che la RAI è stata lottizzata per anni, politicamente sono riusciti a negarlo, non ci danno i dati, continuiamo a dirgli i dati, sono 70 anni che vogliamo sapere a chi danno i nostri soldi, quell'azienda lì non è privata, prende 1.700.000.000 dai canoni, signori, e 600 milioni dalla pubblicità, che sono niente perché fanno dei programmi che ormai sono solo per una fascia della popolazione, gli altri non la guardano più, quindi vi chiedo per favore di spegnerla, di non crederci, di farvi spiegare se non lo sapete fare, internet, YouTube, Facebook, i canali, i social network, quelli dove ci trovate, ormai ce ne sono tanti, informatevi lì e vedrete che il mondo è un altro, non quello che vi fa vedere con la scatoletta. Grazie. Bene, grazie. Adesso Maurizio Santangelo insieme a Paola Taverna, che tutti conoscete, la nostra attuale capogruppo al Senato, per concludere, poi se c'è qualche domanda siamo qui per rispondere anche alle vostre domande, non scappiamo e non vi preoccupate. Buongiorno a tutti. Ecco, partiamo da una cosa molto semplice: cosa sta accadendo in questi giorni qui nel territorio trapanese? Circa 40 membri, vostri portavoce alla Camera, al Senato e all'ARS, sono proprio sul territorio per porre l'attenzione su questa zona, sulle potenzialità che ha questo territorio. Abbiamo fatto comunicati a partire da 10 giorni fa, a tappeto, stampa, radio, televisioni. Parlando ora, mi diceva qualche ragazzo, forse l'unica Televallo ha fatto qualche piccolissimo servizio. Vedo c'è una telecamera, quindi è una web TV, quindi ecco, vedete dove va la direzione. Signori, media ancora ad oggi fanno il silenzio. Mezzo Parlamento nazionale si trova in questo momento a Mazara e non c'è soltanto nemmeno una televisione a parlare di queste cose. Siamo a combattere noi dall'interno, ma voi all'esterno combattete sempre con gli stessi poteri, che si chiama massoneria e si chiama mafia. Ricordatevelo, il silenzio è mafia. Silenzio è mafia. Vi hanno detto già i ragazzi, stiamo davvero impegnandoci al massimo e stiamo cercando di combatterli con quelli che erano le loro armi. Ci dicevano che, che erano dei modi, delle modalità impossibili da fare. Invece noi in pochi mesi abbiamo fatto quello che loro in 50 anni hanno creato. C'è bisogno di una piccola spinta però da parte vostra. Ecco, e noi siamo qui anche per stimolarvi in questo senso. Ora passo la parola a Paoletta, ecco, sarà lei a darvi un'altra scossa. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate gli occhiali ma dopo 3 giorni dovuti a Maurizio, perché Maurizio ha detto io pensavo di fare qualcosa giù nella mia terra e siamo venuti in 40, perché è una persona che nelle istituzioni ha portato un pezzo di Sicilia, ha portato un pezzo di cuore, un po' quello che proviamo a fare tutti quanti noi. Siamo venuti con il titolo di un evento che era Obiettivo Zero, ma io leggo di qua un altro evento che è effettivamente quello che vogliamo fare, e quando abbiamo chiesto di cambiare la legge elettorale l'abbiamo fatto con il cuore, e ci stanno pensando, sapete perché adesso ci stanno pensando anche loro a cambiare la legge elettorale? Perché hanno capito che con questa vinciamo e si sono messi paura, si sono messi sinceramente paura. Trovare là dentro un corpo estraneo, perché all'interno delle istituzioni i cittadini sono un corpo estraneo, signori, cioè non c'entriamo niente, ormai è diventato un leitmotiv, chiederò i diritti su questo niente ai colleghi quando lo diranno. Siamo un corpo estraneo, siamo quello che non si aspettavano. Tutto
noi siamo a Palazzo Madama, il Senato, è la culla del potere, è dove veramente camminavano tranquilli pensando che nessuno poteva andare a rompergli le uova nel paniere. A un certo punto siamo entrati in 50, siamo entrati con i jeans, siamo entrati con lo zainetto di Airola è famoso perché quando si incazza lui prende lo zainetto e se ne va dalle riunioni, combina un disastro. E questa era qualcosa che però non avevano preventivato. E allora succede che tu vai nella conferenza dei capigruppo, dove adesso per ancora 2 mesi, finché mi hanno incastrato a fare il capogruppo, ma come si dice, al servizio del movimento, al servizio dei cittadini, si fa anche questo, tu ti metti seduta, è davanti in fila Gasparri e il presidente Grasso, accanto alla De Petris, a seguire c'è Schifani, c'è Zanda, c'è tutto quello che prima di entrare là dentro guardavi con un po' di riverenza, perché è così che ci hanno insegnato, no? Allora loro erano la classe dirigente e noi eravamo il popolo, un popolo al quale piano piano è stato tolto sempre un po' di più e ti hanno lasciato che le cose che hai sono le uniche che puoi avere, devi ringraziare e non devi chiedere altro. Allora, se voi volete che questo sia il vostro paese, continuate così. Io vedo che avete un grande obiettivo da quest'altra parte, avete un paese che potete riconquistare. A maggio andate alle comunali, giusto? Io, a giugno andate alle comunali, potrebbe essere un'estate nuova che date a voi e che date anche a noi, perché quando lottiamo là dentro e li avete sentiti a uno per uno, non c'è bisogno della televisione, questa è informazione. Questo che vi hanno detto sui DDL che presentiamo e che non ci faranno mai passare, tutto quello che può fare il Parlamento in realtà in questo momento non lo sta facendo. C'è un governo che dovrebbe essere il potere esecutivo, quello che mette in pratica ciò che il Parlamento dice, un Parlamento che dovrebbe essere dei cittadini, ma che ora non lo è più, e funziona tutto al contrario. Allora, noi non riusciamo a produrre disegni di legge perché tanto non ce li discutono, li presentiamo e li mettono lì in un cassetto, in compenso c'è un governo che ci dà un decreto legge, urgente, è tutto urgente in questo paese, e di urgente non si sono reso conto che c'è un paese che non c'è più. Io le vedo, le persone, le vedo perché vengo da un quartiere popolare, le vedo le donne di 70-80 anni che aspettano che finisce l'orario per andare davanti alla frutteria e prendere la frutta che è rimasta. Signori, questa è l'Italia che ci troviamo in mano. Vedo i ragazzi che non vogliono più andare a scuola perché ormai l'unico mestiere che si può fare è andare a fare Grande Fratello o la velina. Non c'è più la voglia di studiare perché tanto che studi a fare? Dopo che ti sei preso una laurea o conosci Tizio, Caio e Sempronio, conosci. Siamo un popolo che deve conoscere per avere visti i propri diritti. Che li mandate a fare a scuola i vostri figli? Allora fate una bella cosa, continuate a chiedere, e non dico a voi che avete alzato il culo dalla poltrona, vedo qui delle persone non neanche giovanissime, e questa è la cosa più bella, ci dicono che i ragazzi ci seguono perché sono su internet, ma noi non arriviamo alle persone di una certa età, perché le persone di una certa età si sono accomodate, si sono messe sedute sulla poltrona, si guardano la droga quotidiana di Canale 5, di Italia 1, di Rete 4, sono tutti uguali, e poi aspettano. E ti guardano e ti dicono, ah, ma tu che hai fatto? Io ti ho dato il voto e adesso tu che hai fatto? E non me lo dare se pensi che poi io devo fare qualcosa per te. Io faccio qualcosa con te, non per te. La faccio per me, ma la dobbiamo fare insieme. Ed è una rivoluzione culturale, ed è quello che non si aspettavano. Che dietro tanto populismo, come hanno voluto continuare a far credere che fosse Grillo, che fosse quello che diceva, in realtà non era populismo, era un popolo. Io l'ho detta alla fine di un discorso, signori, questo, i governi, il popolo non dovrebbe aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei propri popoli. Se questi popoli si svegliano, se questi popoli hanno voglia ancora di recuperare un paese, ed è recuperabile, basta un po' di buonsenso e di volontà. Non è perché siamo i populisti che non vogliamo gli immigrati, e se fosse regolamentata per noi sarebbe anche meglio tutta questa storia, ma abbiamo detto non possono appartenere a noi, allora che facciamo? Noi apparteniamo all'Europa quando gli dobbiamo dare 15 miliardi per il MES, però non apparteniamo all'Europa quando arrivano dei disperati e siamo solo noi a doverli gestire, e non funziona così. Adesso non stanno aspettando altro, perché non cade questo governo? Perché c'è il semestre europeo, è l'unica cosa che gli interessa, vogliono andare là dentro e continuare a fare di questo paese, scusate il termine, marchette a vantaggio non di nessuno di noi,
a vantaggio di pochi poteri, a vantaggio delle banche. Gli unici soldi che abbiamo visto stanziare dentro la legge di stabilità sono per le banche, ma se poi le banche dessero quei soldi alle piccole e medie imprese andrebbe anche bene, ma li tengono lì stretti, siamo in mano agli strozzini. Abbiamo perso il diritto di stampare moneta per chiederla in prestito e poi restituirla con tanto di interessi. Non funziona così, questo non è uno Stato, questa è un'azienda, e io finché mi sarà possibile voglio continuare a far parte di uno Stato. Le aziende ce l'hanno in mano in pochi e penso che sia anche ora che mollino il bottino e che lo restituiscono al popolo. E grazie per essere qui con noi oggi, grazie mille. Grande Paola. Adesso Sergio vieni qua. Allora, adesso vi diciamo cosa succede qui a Mazara del Vallo. Succede che ci sono le elezioni comunali e noi, come in tutti i comuni, il candidato portavoce, il candidato sindaco portavoce, lo eleggiamo anche nei comuni, anche i singoli parlamentari, i singoli consiglieri solitamente li scegliamo con un meccanismo di voto. Qui abbiamo tre candidati, i nostri tre candidati, e sono Leo, che è un insegnante dottore commercialista, Nicolò, che è un tecnico video che lavora in una TV o radio privata, e poi abbiamo Francesco, che è un piccolo imprenditore. Questi tre, il 23 e il 24 novembre, è possibile in quei un gazebo qui, in questa piazza, venire a scegliere chi dei tre deve rappresentare il Movimento 5 Stelle come portavoce, perché attenzione, la parola importante è portavoce, non sindaco nel senso classico del termine. Adesso gli do giusto un minuto a testa perché ci dicano due parole di loro o magari dell'idea che hanno in questo progetto. Francesco. Allora, io sono Francesco Scememi e sono un mazzarese doc che ama Mazara del Vallo. Ragazzi, vi dico solo due parole: riprendiamoci la nostra città. Dobbiamo avere il coraggio di dire riprendiamoci la nostra città. Grazie. Grazie Francesco. Nicolò? Allora Vito, io ti chiedo di tenere il microfono. Allora, intanto quello che penso io, se vi allontanate leggermente riusciamo a fare un cerchio tutti insieme, velocemente, perché sono due o tre file, invece in un cerchio tutti insieme siamo una comunità, così no, così c'è chi sta davanti e chi sta dietro. Io penso che dobbiamo essere tutti una comunità insieme, e non solo questo, le stelle stanno fuori, ma stanno anche dentro. E sono trasparenti. Ha ragione lui, i cittadini devono riprendersi le istituzioni, basta essere in ostaggio. La parola a Leo. Io ancora meno, e volevo dire che i problemi che hanno i nostri parlamentari al palazzo rispetto al palazzo di questa città sono forse una sciocchezza. Il palazzo di questa città però può avere una certezza: chiunque di noi ci sarà il giorno 25 a portare questa bandiera si metterà a capofitto per spaccare il portone e far entrare la città, perché noi abbiamo la democrazia partecipata, il portone è aperto perché i cittadini possano entrare e dirci i problemi e affrontarli tutti insieme. Viva Mazara! Grazie. Comune, casa di vetro, questo dovrebbe essere lo slogan di ogni campagna elettorale: comune, casa di vetro. Sergio, adesso noi dobbiamo spostarci per un altro appuntamento a Partanna, alcuni rimangono ancora qui per rispondere, continuo a stare un attimo in piazza con voi, lascio la parola a Sergio che conclude. Io intanto voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono intervenuti del Nazionale, del Senato e i miei colleghi del Regionale, ma soprattutto ringrazio voi perché questa è la cosa più importante. Se noi riusciamo a diventare realmente una comunità unita, allora non abbiamo nessun tipo di timore, perché tante persone unite per un unico risultato possono raggiungere qualunque tipo di obiettivo. E credo che questo sia un auspicio, un sogno, un'idea, e ognuno di noi e di voi può fare la differenza. Quindi io, come rappresentante locale, vi invito anche a spendervi direttamente per portare le vostre idee. Noi siamo aperti a qualunque tipo di proposta e siamo sempre a disposizione di tutti. Grazie ancora per essere intervenuti e speriamo di riuscire a portare avanti questa idea. Grazie.
Devi chiamare al microfono. Una cosa. Qualche domanda. Adesso è il momento delle domande. Franco Stassi. Il signor Franco Stassi. Domanda rapida e veloce. No. No, scusate, buongiorno, però caro Vito, visto che tu sei siciliano di nascita come me, dopo un timbre parterre è complicato, ma ti faccio una domanda molto semplice semplice. Il problema sai qual è? Che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Voi avete parlato, è bellissimo, però mi ricorda un po' la mia storia personale e politica. Noi non possiamo aspettare da venire a fuoco così a 40 anni fa, perché io ti faccio un esempio a me e ai miei concittadini, tra l'altro sono partanese di nascita e mazzo esautivo. Se ho bisogno della fognatura subito, non posso aspettare che tu, scusa la provocazione, perché io, hai detto prima, in Parlamento non c'è contraddittorio. Io su molte cose non sono stato d'accordo. Io non posso aspettare che tu al potere mi fai la fognatura, che mi fai l'acqua. Lasciamo stare il lavoro, che è una cosa molto che è una cosa molto più complicata, quella del lavoro. Io del resto sono pensionato anche al mio, però dico, allora, risposte immediate, a breve, a lunga e media scadenza, io questo mi aspetto da questo movimento. Il resto, scusa, però sono chiacchiere. Allora, tu dici risposte immediate, noi le risposte immediate le abbiamo date, le diamo tutti i giorni. Le risposte immediate le dovete chiedere a chi in questo momento ha la maggioranza. Voi dovete andare a fare la stessa cosa ogni volta che vengono qui un politico, solo che non li vedete qui, perché quando arrivano con la scorta e solitamente arrivano e scappano. Dovete chiederlo ai politici che oggi fanno la maggioranza e si sono riempiti la bocca parlando di lavoro, 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 lavoro. Cosa stanno facendo per il lavoro? Sono quelli che oggi nella legge di stabilità vi dicono, ve lo dico, che la liquidazione, chi va in pensione non la vede più fra 6 mesi, ma fra 12 mesi. Questa è la gente che lì fa la maggioranza. Noi tutti i giorni cerchiamo di presentare delle proposte concrete, e il reddito di cittadinanza è una di quelle. Se tu prendi la pensione al minimo 500 euro, deve essere integrata per arrivare al minimo, alla soglia di povertà, che è considerata oggi 600 euro, e se siete in due deve essere di più, perché deve essere considerata tutta la famiglia. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Noi le risposte le diamo, e le diamo anche subito. Purtroppo, non essendo maggioranza, le risposte non vengono approvate. Quindi con la stessa forza andatele a chiedere all'attuale maggioranza. Non dimenticate, fiato sul collo ai politici, a quelli che vengono qui a riempirsi la bocca di cose belle, ma loro hanno la possibilità di farlo, sono maggioranza, e quindi loro hanno il dovere di venire a rispondere alle vostre domande. In primis Marrone Pietro. Chi è? Buongiorno a tutti. Io volevo che qualcuno parlasse delle scie chimiche, grazie. Guarda, non sono un esperto del tema delle scie chimiche, per cui non credo che ci sia qui qualcuno che se ne intende. Non credo che in questo momento, al nostro avviso, sia un tema prioritario quello di parlare delle scie chimiche. Vuoi dire qualcosa tu? Ma credo che abbiamo ben altri problemi, come quello del lavoro e della gente che non arriva a fine mese, prima di affrontare grandi problemi sistemici. Allora, il discorso delle scie chimiche io qualcosa ho approfondito. Ci sono diverse teorie che parlano di delle manovre fatte dai militari sulle nostre teste in maniera palese, e si è ipotizzato in diversi siti internet che queste potessero essere scie cariche di sostanze nocive. In realtà a oggi non si è riusciti ad avere una prova tangibile, perché andare a controllare sul terreno dopo giorni effettivamente non ti lascia nessun tipo di certezza che quello che trovi, come metalli pesanti, quindi cadmio, piombo e quant'altro, possa essere effettivamente caduto dal cielo, sia qualcosa che è già presente nel terreno. Indubbiamente è un tema molto ambiguo, e quindi credo che ci vorrebbero ben altri studiosi e ben altre analisi per dire se è il caso di approfondirlo o meno, ma indubbiamente è un tema che sicuramente in ambito politico in questo momento è sicuramente secondario. Poi? Buffa Paolo, c'è? Buffa? Sì. Grazie. Io vorrei parlare di un tema che appartiene alla Val del Bello, sono il Medaf di Campobello di Mazzara. Ebbene, noi abbiamo un olio nella Valle del Bellice che è invidiabile, è il primo, non dico d'Italia, ma
quasi. Ebbene, viene sfruttato dai napoletani e da altri, ma noi abbiamo bisogno, e questo lo pongo al Movimento 5 Stelle, di un consorzio, istituire un consorzio per poter avere quest'olio che è veramente l'oro della Val del Bene. Ebbene, potremmo dare lavoro con il salato, perché dalla CEI abbiamo ricevuto effettivamente il DOP Val del Belice e degli ulivi e dell'olio, però questo consorzio non viene fuori, non so se c'è, ma penso che ci fosse. Che pensate voi del Movimento 5 Stelle? Allora, sul tema dell'agroalimentare, noi in particolare in Regione Sicilia, perché noi essendo a statuto speciale possiamo avere grande capacità di movimento, già c'è un grande dibattito. Questa settimana noi abbiamo approvato una legge che è un'iniziativa governativa, quindi, ma noi l'abbiamo appoggiata in pieno, che è il Born in Sicily, che è un primo passo per certificare tutte le nostre peculiarità di prodotti che sono di derivazione regionale. In più noi ci stiamo, proprio come Movimento 5 Stelle, stiamo preparando, il cui primo firmatario è Giancarlo Cancelleri, un progetto di legge che punta a istituire il marchio Qualità Sicilia, che direttamente si può agganciare direttamente al Born in Sicily e potrebbe diventare un punto di riferimento per tutto l'agroalimentare regionale nel panorama sia nazionale che internazionale. Ovviamente ci sono tutta una serie di problematiche legate all'Europa che ci impedisce, per il problema della concorrenza, dell'inflazione, e infatti noi abbiamo aggirato questo problema tramite un disciplinare che non entra al taglio del commissario di Stato, e probabilmente riusciremo, come ha fatto il Trentino, a fare questo disegno. Quello che è italiano deve essere made in Italy, deve essere prodotto interamente in Italia. Questo è un altro tema invece nazionale, che si riallaccia a quello che diceva lui. Daniela viene dalla Puglia, altro territorio dove l'olio è un elemento fondamentale della loro economia. Se vuoi dire due parole? Sì, sicuramente sì. Intanto buongiorno a Mazzara e grazie per averci accolti così bene. Io mi sento a casa in questa terra, perché mi guardo intorno e vedo gli alberi di ulivo, guardo intorno e mi vedo gli alberi di arance, limoni, vedo tutto quello che c'è anche nella mia Puglia, quindi questa terra è come se fosse la mia terra e mi sento veramente a casa. Volevo dire che sono stata a Bruxelles, sono in commissione delle politiche europee. Sono stata a Bruxelles, abbiamo parlato della nostra cultura, ma soprattutto dei nostri prodotti, e ancora una volta abbiamo ribadito che la nostra produzione deve essere valorizzata, le nostre terre devono essere coltivate nel migliore dei modi, i nostri prodotti devono essere consumati in Italia, prodotti e consumati in Italia, quindi rivalutazione del Made in Italy. Noi ne abbiamo prodotti, ma non solo da vendere, ma da rivendere ovunque, e dobbiamo continuare a fare questa politica. Quindi invito tutti gli agricoltori che in questo momento si sentono con le ginocchia a terra, continuate a produrre, abbiamo bisogno dei nostri prodotti, dobbiamo esportarli, dobbiamo farli conoscere sempre di più, ma soprattutto dobbiamo consumarli in Italia, dobbiamo ridurre i trasporti, dobbiamo mantenere la nostra produzione che è fondamentale, quella che ci hanno insegnato i nostri nonni, quelli che ci hanno insegnato, io vedo qui delle persone che hanno i capelli bianchi, mi insegnano loro quali sono i nostri prodotti migliori, gli olivi. Per venire qui ho visto tantissimi alberi di ulivo e sono come quelli che io vedo nelle mie campagne. L'unica differenza è che noi abbiamo gli alberi che si elevano, mentre voi avete gli alberi che sono un po' più bassi, ma il prodotto è sempre il migliore. Saluto a tutti, sono Salvatore Gandolfo del Metap di Castelvetrano Serinunte. Intanto complimenti per l'iniziativa, bellissima.
è una qualcosa fantastica, però se ci guardiamo bene intorno vediamo che manca la cittadinanza vera. Qui vediamo sono tutti metappi, gente che rappresenta metappi, limitrofi. Credo che il problema vero e proprio di questa cosa sia la comunicazione. La comunicazione che può essere fatta anche a livello cartaceo, creare un giornalino del Movimento 5 Stelle che possa essere distribuito dai singoli metappi nei vari paesi, che possa dare qualcosa di parole belle, parole che noi piacciono tantissimo, però messe su carta che siano da portare a casa. Grazie a tutti. Grazie. Prossimo. Caparotta. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutta Mazara. Sì, io volevo trattare un argomento e sapere cosa ne pensate e cosa farete. L'argomento è le tasse. Fermo. Le tasse le paghiamo tutti, punto. Io da professionista sono stato fatto oggetto di accertamenti induttivi. Come mai non si fanno gli accertamenti induttivi pure a tutti i politici di tutte le branche di sapere quanto avevano i buchi nei pantaloni quando sono entrati nel Parlamento in generale e quanto possiedono ora loro e la terza generazione? Grazie. Grazie, e questo è il famoso politometro che abbiamo anche presentato come progetto di legge. Però vi dico una cosa, qui la colpa è nostra. Perché? Perché la colpa è nostra? Perché sul sito del Senato e sul sito della Camera, se voi andate a cliccare sul nome di ogni senatore parlamentare, c'è lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale, dove ci sono le dichiarazioni dei redditi prima che entrasse in Parlamento fino all'ultima dopo il Parlamento. Hanno un obbligo di farlo, un obbligo che però non è sanzionato e non tutti lo fanno. Quindi vi invito ad andare sul sito del Senato, cercare anche le legislature precedenti e cercarle di ogni politico. Quante case ha, quante macchine ha, cosa ha, i redditi che hanno, eccetera. Cercateli e andate a fargli le pulce. E se non ci sono, rompetegli le scatole, così come hanno fatto a noi, perché ve lo dico, a noi... Su questo ci hanno fatto, su tutti i giornali ci hanno massacrato, mi hanno personalmente massacrato sui giornali perché la mia dichiarazione dei redditi, che è online da gennaio dell'anno scorso nell'ambito dell'iniziativa, non mi ricordo se il nome della rete, qual era l'iniziativa? Ecco, comunque un'iniziativa pubblica, io avevo già pubblicato la mia dichiarazione dei redditi, l'ho presentata il 30 settembre e il 13 ottobre l'ho messa online e ci hanno fatto le pulci. Questa gente che è lì, che non mette il suo stato patrimoniale da anni, nessun giornale ha mai detto, vedete il senatore, il deputato X del PD, il PDL non mette la sua dichiarazione dei redditi, cosa ha da nascondere? Non mette il suo stato patrimoniale. Andate a spulciarli e andate a rompere le scatole anche ai vostri senatori e deputati locali, che li potete trovare, che sapete dove abitano e sapete dove stanno. Andateli a fare, perché già questi elementi già ci sono e potete farlo voi direttamente, senza bisogno di andare a scomodare altro, ok? Io da professionista sono stato indagato quando è stato il mio momento, e qua abbiamo il dottore commercialista che ne sa qualcosa, per il fatto di possedere all'epoca, medico, una Golf Diesel. Io dovevo dichiarare non meno di 24 milioni, a me non interessa cosa hanno ora, voglio sapere come l'hanno avuto, come hanno raggiunto tutto questo patrimonio. E quello che ti sto dicendo, se non cominciamo a tirarlo fuori, e dovevamo farlo ieri, non oggi, prima. Dovevamo farlo, anche prima. Per questo dico, svegliamoci, muoviamoci anche noi, muoviamoci. La parola movimento è muoviamoci. Non aspettiamo che altri facciano quello che possiamo fare autonomamente. Catalano? Buongiorno, salve. Volevo fare innanzitutto i complimenti a tutti per il movimento e per questa iniziativa di stamattina. Io sono il cugino di Alfonso Bonafede e in virtù anche della sua posizione, diciamo, all'interno della Commissione Giustizia alla Camera, volevo fargli una domanda specifica. Vista la situazione attuale, che cosa state facendo o quali sono le prospettive per tutti questi giovani laureati in giurisprudenza, soprattutto, che non hanno sbocchi professionali e delle prospettive rosee in futuro? Allora, prima di dare la parola a Alfonso, noi vi salutiamo perché dobbiamo scappare, che abbiamo un altro appuntamento, un'altra mezz'ora di strada. Quindi lascio la parola a Alfonso.
Alfonso, dai, così concludi e poi Sergio, sono qui a disposizione per voi. Sergio, dov'è Sergio Tancredi? Sergio. Ciao ragazzi, ciao signori a tutti. Grazie. Un saluto a tutti gli amici, ci vediamo domani a Roma. Ciao. Allora, ringrazio mio cugino per la domanda. No, il problema ingiustizia dei laureati in giurisprudenza è un problema molto grave, perché è una di quelle fasce in cui ancora c'è un'affluenza importante nelle università e poi ci sono tanti ragazzi che escono fuori e trovano più lavoro all'estero e assolutamente quasi zero lavoro in Italia. Io vi faccio un esempio su una cosa importante: per tanto tempo avete sentito parlare del decreto del fare. Ora, il decreto del fare aveva anche un pacchetto giustizia e questo pacchetto giustizia poteva veramente servire ai giovani. E vi faccio l'esempio perché ora sembra che il ministro Cancellieri prima di quest'ultima settimana fosse il miglior ministro che avevamo, invece già aveva dimostrato di essere totalmente inidoneo al ruolo che ricopriva. Allora, sul decreto del fare, siccome non ci sono più i bandi per i tribunali per poter mettere i cancellieri, voi sapete che nei tribunali ci sono le cancellerie e non ci sono più bandi per poter prendere manodopera. Allora che cosa ha fatto lo Stato? E questa è una cosa veramente scandalosa: ha deciso di non mettere più bandi e di prendere giovani laureati. Allora uno può pensare, è un'idea buona, prendo i giovani laureati, dice, gli facciamo fare uno stage. Questo stage è per 18 mesi e a quel punto per noi era importante. Questa è l'idea che dovete avere di come la pensa il Movimento 5 Stelle e di come la pensano gli altri partiti. Loro hanno fatto questa cosa, dico vabbè, allora facciamo 500 euro al mese per questi ragazzi che vengono a fare lo stage. È il minimo. Se un praticante deve andare da un avvocato, ora la legge che c'è stata sulle professioni impone all'avvocato di pagarlo 500 euro. Perché lo Stato non deve pagare 500 euro al ragazzo che va a fare lo stage per lo Stato e che va a occupare un ruolo importante? Nulla. Allora avevamo chiesto almeno 200 euro al mese in rimborso spese, tanto per non far credere a quel ragazzo che stare in Italia sia uno schiaffo alla sua condizione. E invece zero. A un certo punto la risposta del ministro è stata: sì, però gli diamo il computer. Ci manca solo che il ragazzo si debba portare il computer da casa per andare a lavorare. E allora questa è una questione anche di credibilità, perché con quale faccia io vado a dire poi a un imprenditore che non deve prendere manodopera a nero, quando lo Stato in un settore così importante come quello della giustizia approfitta della crisi per prendere giovani a costo zero per 18 mesi? Questa è una giustizia che non può essere accettata dai cittadini. Per non parlare sempre sul decreto del fare, siccome non ci sono più giudici, c'è un numero di giudici abbastanza esiguo e ci sono tante cause, sempre il ministro Cancellieri ha pensato: non abbiamo bandi per nuovi giudici, facciamo diamo lavoro ad altri che entrano al tribunale come giudici provvisori. Va bene, chi sono questi giudici provvisori? Noi abbiamo pensato: diamo un po' di lavoro, che vengono a fare i giudici provvisoriamente, diamo un po' di lavoro ai ricercatori delle università, che possono venire a fare, che guadagnano una miseria e dovunque in Europa guadagnano il triplo, facciamolo, oppure ai giovani avvocati. Magari ci sono quei giovani avvocati, il grosso avvocato che ha un grosso guadagno non va a fare il giudice, ma il giovane avvocato magari può integrare le proprie entrate andando a fare il giudice. Sapete il ministro Cancellieri a chi ha pensato di dover pensare? Ai notai in pensione o a riposo. Cioè, un notaio in pensione deve anche andare a guadagnare soldi da giudice, e ai giudici in pensione. Cioè, un giudice in pensione che ha già una pensione ottima deve andare a ricoprire un posto che potrebbe andare a dare ai giovani. Questa è una politica che con i giovani non ha nulla a che fare, perché i giovani non gli interessano. I giovani in Italia andranno in Australia. Noi su tutte queste cose abbiamo fatto una controproposta. L'ultima cosa, sul decreto, proprio una settimana fa, c'è stato il decreto sulle pubbliche amministrazioni, per cercare di, anche lì, cercare di far girare un po' di liquidità. A un certo punto viene una norma buona, perché ogni tanto quando siamo lì dentro pensiamo: ah, forse stavolta è arrivato il momento della norma buona, che era presentata dal governo, in cui praticamente diceva: nelle società partecipate,
che sono, ovviamente, lo sanno tutti, sono il posto in cui i politici mettono gli amici degli amici. Allora, nelle società partecipate, se a capo della società partecipata c'è una persona che ha già una pensione, deve liberare il posto ai giovani. Se prende già la pensione, perché deve occupare il ruolo all'interno, magari ai vertici della società partecipata? Sembrava una buonissima norma. Noi però arriva alla fine che c'è sempre il cavillo. Deve andare via a condizione che la società sia in perdita, che non c'entra esattamente nulla, è il solito cavillo per far rimanere tutto com'è. E questo, guardate, la tematica dei giovani è una tematica su cui noi ci scontriamo quotidianamente e su cui loro continuano a non fare nulla, perché l'establishment che sta attorno alla classe politica che ha il governo è un establishment di gente che non è giovane. E allora, quando l'Italia perde le nuove generazioni, quando un ragazzo conviene andare in Australia a fare il cameriere che non stare in Italia ad avere un posto magari come libero professionista, allora guardate che stiamo perdendo il futuro, perché le nuove generazioni sono quelle che possono dare una prospettiva all'Italia. Se perdiamo quelle è finita, non c'è più punto di ritorno. Grazie. Io non so a chi... Allora, io concludo questa giornata ringraziandovi nuovamente e vi ricordo che venerdì 15 novembre c'è il Memorial Giusy Stassi, sarà nell'Aula Consiliare e vi invito tutti a essere presenti, perché è un'iniziativa importante che riguarda la donazione e il trapianto degli organi. Io purtroppo, come dicevo qui agli organizzatori, per impegni precedenti sarò a Roma al forum per l'economia, nel quale sarò pure il relatore, e quindi non ci potrò essere, ma farò in modo che ci sia la mia collega Valentina Palmeri presente come rappresentante del movimento. Rinnovo il ringraziamento a tutti voi e ci rivediamo sabato e domenica prossima qui per scegliere il nostro candidato portavoce. Grazie a tutti. Arriveder le stelle. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo, l'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congiunture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale. Va chi di città in città, supporta il movimento, organizza dei meet up, le liste civiche, la carta di Firenze, la controinformazione indipendente, chi lotta per avere il Parlamento pulito, wifi garantito ed uno stato di diritto, democrazia dal basso, liberaci dal canone, mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide, non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile, zero emissioni, un'aria respirabile, dico no ponte, no tal, sono sciagure, non si arrenderanno mai, ma gli conviene non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno.